Allora, io non sono uno che si aggiorna con le nuove uscite, sia chiaro, quindi non so dirti in questo momento che giochi validi ci sono, però. Cioè, io probabilmente mi giocherei un sacco di robe se non c'è nessun cazzo a fare, mi recupererei tipo gli Assassin's Creed, tutti i grandi nomi, tutti i grandi giochi. Cioè, ogni tanto ci sta a recuperare. Una volta ho beccato, cos'era? Uncharted 4 tipo 10 euro, oh, l'ho comprato, cazzo, l'ho rushato, mi è piaciuto tantissimo. Cioè, capito, roba a caso. Io non sono un videogiocatore, ok? Io non sono un grande videogiocatore. È pieno di giochi belli che ovviamente non costano più un cazzo perché sono di generazioni precedenti. Io, se avessi tanto tempo, il fatto che alcuni giochi, soprattutto gli open world, te li godi, parere mio, e parlo per esperienza personale, solo se hai tempo, ok? Esempio, io mi ricordo quando nel 2018 comprai la Switch con Zelda Breath of the Wild e facevo due live al giorno, o 2019, insomma, 2018-19, e facevo due live al giorno, pomeriggio e serale, e me lo giocavo tipo 20 minuti barra 30 minuti prima del pranzo, della cena, così che poi dovevo andare là. Mi annoiava subito, perché? Ma perché non c'avevo tempo da dedicargli, invece. D'estate mi prendevo dei giorni così, tipo andavo in vacanza, ovviamente dopo mare così si tornava eccetera, magari la sera giocavo, cazzo me lo sono goduto tantissimo. Capito? Quindi. Vabbè. Oh, in realtà ci sta che non pullino, c'è Sondarius, va bene. Però ecco, due autoattacchini per sbaglio. Siamo in Iron, subito. Grazie, sono a posto. Ah, voleva la soul, non capivo. Sembrava quasi me lo avesse rubare, quindi. Diciamo, stavo un attimo attento alla stit, come avete potuto vedere. Comunque, ora che ci penso, cioè fateci caso, ogni volta che gioco Darius Jungle sono nel team blu. Perché io il giro dove starto blu e faccio Gromp con Darius, nella mia testa l'ho vissuto così poco che Darius mi esce soltanto quando sono team blu. Invece. Non lo so, mi viene in mente sta cosa qua. Dico, cavoli, spesso parto sempre dal red buff con Darius. Ok. Un po' di pings. Ok. Ho clearato troppo in fretta. Bene, ottimo gank. Facile, veloce, ottimo. Destiny 2, secondo me, per 20 euro dire sì, è uno dei top giochi, intrattieni e ti diverti. Destiny 2. Cioè, l'ho sentito nominare un sacco di volte, ma ammetto che non lo conosco come tipologia di gioco. È molto confusionario, dice Forno. Boh, e la verità, come ho detto, che attualmente non ho esattamente tempo da investirci. Riesco a prenderlo, ma sì. Dicevo, se gli doggio questo ce la faccio. Dai, red buff più sanguinamento? Forse? Nah, di pochissimo. Se avevo un altro autoattacco, ma ci morivo, quindi non l'ho voluto fare. No, alcuni giochi me li voglio godere da solo. E da portare in live penso che uno. Cioè, sincero, non lo so.
Portare in live così tanto perché voglio giocarmeli non è proprio da me. Cioè, io voglio intrattenere, ecco. E mi sentirei un po' troppo lo streamer, no? Del tipo... cioè, mi sto godendo un gioco, ma cazzo, però devo intrattenere. Cioè, non posso star zitto e basta, capito? I Souls non mi... no. Ho provato Dark Souls 3, non lo so, mi annoiava parecchio, devo dire. Vabbè, io intanto faccio Farming Simulator qua. A proposito, Farming Simulator? No, quello no. Darius Farm, ridendo e scherzando, guardate qua che roba. Ha uno dei clear più belli di giungla che abbia mai visto, comunque. Non ho il 6, però... potrebbe tranquillamente ultarmi. No. Preso, rubato, preso tu. Ok, ottimo. Qualcuno ha bisogno di me qua, mi sa. Ora facciamo i conti. Almost. Certo, amo, quella è un'ottima idea. Non farò le scarpe brutte stavolta. Power farming, questa è una farming house, guardate, quasi il doppio del farm abbiamo già. Ma come, guardate che Darius farma che è un piacere, la giungla proprio se la mangia a colazione. Con sta Q fa un sacco di danni, se refulla, la passiva pure fa un sacco di danni. No, in realtà non volevo startarla. Sì, che venga. Ah, io me li farmo mentre mi ammazzo il tizio, quindi stiamo a posto io. Ah, ok. Che mi ha preso proprio così, vabbè. Meno male che è un alleato. Clear meglio del Sion Lethality? Sì, semplicemente perché è più veloce con tutto, ecco. Cioè, più che altro in early game, perché poi Sion Lethality shotta tutto istantaneamente, no? Cioè, vedete proprio com'è più veloce a fare qualsiasi cosa. Sion Lethality shotta tutto nel momento in cui hai preso un po' di oggetti, messo i punti sulla Q. Se considerate che spesso non uso neanche lo smite con Darius perché non fa in tempo. Proprio veloce veloce, fast as fuck. Ma vieni a vedere se ci stanno i campi di giungla, guarda, non ne trovi tanti. Scusa bro, la mia giungla è finita. Devo passare alla tua. Ecco qua. E ci facciamo pure questa giungla qua. Ci facciamo tutto! Tasse. Tasse facili e veloci. Questo so che se l'è fatto perché ce l'aveva prima. Se facessi un saltino bot, così. Ora ci divertiamo.
Olè. Grazie per esserti avvicinato. E andiamo a farmare un altro po' con i nostri 85 minion, signore e signori. Giocatelo Darius Jungle, guardate che non è... Cioè, è troll, è un po' un meme, però non è debole. E non è neanche difficile. Alla fine Darius non è molto difficile. Minchia, che farming, ragazzi. Back, ci lasciamo subito questa. Una bella Yomus, dopodiché... Okay. Trinket rosso, così farmiamo anche le ward. Okay. No, oggi niente game... Chat, domani lo vogliamo la vogliamo fare un'altra bella live di scorregge? Cosa? Porca miseria. Grazie Andre Chaos, come stai bello? Come stai? Oh no. Ok. Lo prendo. Morto. Ok. Grazie ancora. Mi dimentico comunque di usare lo smite ogni tanto con Darius perché cleara troppo bene le wave. Ci facciamo pure questi. Ok. Mamma mia, quanto sto avanti. Sono a livello 10, quell'altro al 7. sto farmando troppo. Ci vediamo a un prossimo video. Roar, Tigrotti. Grazie, Andre. Passato a salutare e godere un po' di sani pick pagati e lasciare un ottimo prime. Grazie, carissimo, molto gentile. Allora, Yomu direi che possiamo andare. Direi proprio di sì. Peck. 116 minion, perfetto. Un altro bel giro di giungla e si farma. E si farma, signori. Quanta vita ne avevi mostrato i secondi di Moria? C'è scritto qua quanti danni fa lo smite, se è questo che mi stai chiedendo in un modo un po' ambiguo. Ah, poi chat, stavo pensando anche una cosa. Allora, intanto ve lo dico già. Stiamo ultimando il video di GTA, ci tengo tanto come ben sapete perché è molto importante quella live che comunque è andata bene. Adesso facciamo uscire il video e stiamo tentando il mio editor di fare delle robe un po' diverse, non il classico gameplay editato tipo Best Moments, quindi ci tengo al vostro feedback quando uscirà. E... stavo pensando... vorrei riproporre quella live lì su Skyrim, ok? Prima di farlo anche su Minecraft. Cioè, ho deciso che se farlo prima su Skyrim o su Minecraft. Più che altro Minecraft l'ho fatto da relativamente poco, quindi volevo farlo su Skyrim. Ma non penso si possa più fare il Darius del one shot attualmente. Direi che ci può salutare. Capito? Quindi quella live in cui voi mi potete far spawnare qualsiasi cosa, far avvenire roba in game, eccetera, eccetera, farla su Skyrim. Mi ispira? In caso penso di farla questo weekend. Ma... ah, ho capito che è tardi, ragazzi, ma state già dormendo? Vabbè. Parlo da solo. Orca miseria, ho smaitato male, lo ammetto.
Sì, mi sono fatto fregare. Lo ammetto, smettato male. Vabbè. Sì, sì, è quello che mette pure i nomi, esatto. No, venite qua! Porca miseria. Se avessi avuto la ulti qua era strano. Sì, lo so che molti lurkano senza scrivere, però a volte vi servono un po' di feedback. A volte mi fa piacere, mi fa comodo un feedback. Comunque Darius del one shot non penso si possa più fare senza il vecchio Essence Reaver, non shotti più, devi buildarti la Trinity, ma... Esatto, Frank Palma non so di quale. Quando esce GTA 6 nel 2028. Sono totalmente sudato, ragazzi, appiccicoso. Tra un po' bisogna iniziare ad accendere il condizionatore. Tra molto poco. Ah, è grande, dottor Gelo. A breve esce il video. Piacerebbe pubblicare il video questa domenica. Immagine. Lo prende carti qui per condizionare un'immagine di se stesso resa. Ok. Per adesso non c'è una domanda. Immagino arrivi nel prossimo messaggio. Un po' di sano stomping con il Darius, che Franz ha specificato che voleva lo stomping, e allora noi lo facciamo. Ah, mannaggia, ha farmato tutto questo. Ma vogliamo ucciderlo questo? Ok, è morto, anche senza che sprecate i flash. Mi fai fare combo veloce? Autoattacco W cuti, così, guarda. Visto? Ho fatto autoattacco W, Q e Stridebreaker tutti insieme. È questione di allenamento. Guardate, autoattacco, guardate. Molti fanno così. Ok. Non si fa così la combo. È sbagliato. Adesso vi faccio vedere come si fa. Avete visto cosa ho fatto? Ho fatto così. Non si fa così. Come si fa la combo? Così, guardate. Visto? Ho fatto partire la W mentre stavo caricando la Q. Diciamo, è un po' la base il reset delle animazioni per migliorare un minimo sul LOL. E vedo che i miei alleati devono imparare altre cose oltre al reset. E ovviamente questo lo potete pure attivare durante l'animazione della Q. Riesco a fare l'inganno della cadrega questa? Sì. Ovviamente c'ha il flash, perché... Ricordate una cosa, i vostri alleati muoiono tutti e non fanno usare manco le summoner ai nemici. Sempre così. Rubando qualsiasi cosa.
Napoli Rus. Napoli Rus stiamo giocando. Ok. Condizionatore fa bene o male alla salute? Guarda, una volta ti avrei detto che faceva male, ma la verità è che se non l'accendi stai peggio, quindi usalo. Non so come abbia preso quella roba. Ruspadarius all'azione. Sono 4 livelli sopra il loro top laner. No, per dire. Giusto 4 livelli sopra. Cosa succede qua? Flash Ghost, partiti. Oh, no, dai, ma hai missato. Sono morto perché mi ha stunnato al muro sto tizio. Allora, prendiamo altre moving speed, direi. Bisogna iniziare a dormire scoperti qua. Siamo tornati in quel periodo dell'anno. Però sembra che prossimamente si cali di nuovo la temperatura. Mi dà 5 gradi in media più basso. Poi la prossima settimana. Meglio, dai. Per me sarebbe perfetta come temperatura. Tipo, vabbè, adesso dirò le ovvietà. La via di mezzo, però è vero. Però non la via di mezzo, tipo qui. 20, fino a 25 gradi mi piace particolarmente. Troppo veloce, non riesco a prenderlo. Io vorrei capire il mio team cosa sta facendo. 2-5, 1-7, carry, vabbè. One man army, come sempre. Lo switch con lo scaffo. XD. Oh, questo è proprio il mio granchio, che torna da me. Grazie, Troki! Mi sta a Bologna e fa caldo. Tanto l'estate fa sempre caldissimo qua, cioè. Ok. Vabbè, ho fatto prendere qualche ulti. Direi tutto sommato è andato bene. Udrago, 24 secondi. Faccio in tempo a farmi questo. Domani vai il Nazio? No. Non mi interessa andare al side event di Time Wizard. Passo. Oh. Porca miseria, mi sono fatto tare come un idiota. Se no lo prendevo. Ok, fuori. Ok. Ci
fosse una volta che non hanno il flash, ragazzi. Ci fosse una volta sola che non ce l'hanno. Ok. Uff. Sono pazzo? Sono pazzo. Ok. Ho rischiato di andargli in faccia così, però ero abbastanza confident nella cura. Siamo quasi livello 18. È una speedrun a livello 18. Speedrun livello 18, ragazzi. Ah, ci facciamo la Deadman's e poi ci facciamo la Force of Nature. Proprio movement speed a go-go. A go-go. Movement speed a go-go. Corridias con cosa scala? Con la vita mancante. Da 15% a 45% in base alla vita mancante. E ai target che colpisce anche. Ma chi viene qua? Ma chi deve venire? Vabbè, san tutto. Sì, a Bologna c'è tanta umidità. Dario Celestia sarebbe carino? No. Sicura con la Q. Stavolta so che non c'è. Ma hanno ucciso tutti i miei alleati, ma come? Ma come è successo? Ma quando mai? Repnock. Troll. Sono al 18, ragazzi. Ma che Nashor. Cos'è sto 3 yard? Se si avvicina qualcuno. Ma chi sarebbe mai il pazzo che si avvicina? Scherzavo. Orca mi ha preso. Vabbè, sono comunque troppo veloce. Sì, sì, arrivo a rubartelo. Non c'è bisogno che mi implori. Ci abbiamo l'oggetto. Prendiamo un altro po' di soldi per... Oh. Adios. Oddio, però potremmo fare... Fermi tutti. Ce la facciamo. Ora ci divertiamo. Oh, ho sbagliato la ulti, ho avuto fretta. My bad. Vabbè. Poco male. Ho avuto fretta di ultare, ma non cambiava molto. Che missile, ragazzi, guardate qua. Mi manca il Relentless Hunter. Erano altri 45 win speed che non erano male. Non farmo più tanto, non ho bisogno di altri oggetti. Arriva il missile a prenderti! Beccati questo! Vabbè, non c'ho la ulti purtroppo. Ma, oddio. That's crazy. Vai, vai, tanca che la prendiamo. Sono il missile! Darius, 1-11, ragazzi. La pecora nera, però. Il bar, ma voi siete pazzi. Ma voi siete pezzi. Va bene, facciamolo.
Ok. Siamo veramente veloci, ragazzi. È bello essere veloci. Vado a farmi il drago, quello ci dà velocità. Ciao, ragazzi. Pensateci voi. Non fatevelo rubare, mi raccomando. Una bella wave mentre passo e via. Ok, questo è importante, ragazzi, perché ci dà altra movement speed. No. Qualcuno vuole essere missilato? Qualcuno vuole essere missilato, ragazzi? Mamma mia, ragazzi, quanto sono veloce. Mi divertono un sacco queste cose. Queste cacate qua. My destination is clear. Sono velocissimo. Sono salvato da morte certa. Ha ghostato pure lui. Ok. Devo stare... Oh, l'ho ucciso io, what? Devo stare un po' attento che qua... Non ho molta vita. Sto scherzando un po' col fuoco, però... Cosa mi ha preso? Sto morendo! GG. Allora, bene. E c'è il signor nome molto originalissimo in chat che mi ha chiesto l'Irelia. Gennarius. Gennarius veramente forte. Perfetto. Va bene, e allora è tempo di dire gli appi, let's go.